Amici sportivi, buonasera e ben sintonizzati sulla diretta Facebook di Manfredonia TV e per assistere a questo incontro di calcio a 8 organizzato dalla SD Lala. È il primo trofeo provinciale di calcio a 8, si disputa qui sul campo della Stella Maris, recentemente messo a nuovo dalla cooperativa Santa Chiara che gestisce questa struttura, l'ospizio qui in Siponto. Benissimo, dicevo, questo torneo di calcio a 8 si disputa qui alle 21.30, le immagini sono di Manfredonia TV, alla regia vi è Andrea Colaianni a parlarvi di questa partita. Ci sono io, Antonio Castriotta, adesso le squadre si stanno schierando al centro del campo, agli ordini del signor... Abbiamo perso del signor Gianni Petronio, responsabile CSN di Foggia. Le squadre sono schierate al centro del campo in attesa che venga decretato il fischio d'inizio da parte del direttore di gara. Si affrontano il Minami, la squadra Minami e le cantine Denitis di Dalba. Scendono in campo il Minami con il portiere Armillotta, poi vi è qui D'Adamo, Apicella, Cicerelli, Sementino, Cognetti, Stoppiello, Salvemini, Ciuffreda, Castigliego, Ciuffreda, Romito. Dall'altra parte, mentre per le cantine Denitis d'Alba, abbiamo in porta Tucci, poi vi è Manzella, Guerra, Giuseppe Salvatore, Pepe, Lupoli, Trotta, Denitis, Prota e Principe. È una partita di calcio a 8, ovviamente tenuto conto delle dimensioni del terreno di gioco, diverse rispetto a quello su cui si pratica il calcio a 11. È una finale che chiaramente è stata organizzata, questo torneo, dal main sponsor e della SD Lala e l'agenzia immobiliare Metro Quadro di Manfredonia, nella persona di Domenico Esposto, che ha contribuito economicamente per l'organizzazione di questo importante torneo e che ha creduto dal primo istante nel progetto di calcio 8, arrivando ad iscrivere ben 16 squadre al torneo. Adesso vi è il direttore di gara che sta comunque controllando gli ultimi dettagli prima di decretare il calcio d'inizio. Si è partiti in questo momento, il pallone sui piedi di Cicerelli, indietro per il numero 14 Romito, ancora Cicerelli che si è schierato sulla fascia destra del terreno di gioco, in possesso del pallone il Minami, con un lancio in avanti esce il portiere, presa rapida Tucci. Vecchia conoscenza del calcio manfredoniano, ha giocato anche in Serie D, si è formato nel Manfredonia Calcio, adesso è la cantina Denitis che con Pasquale Trotta, un tiro ed è gol di Pasquale Trotta, un tiro violento che non, il portiere non è riuscito a contenere, la palla si è insaccata a rete quando è passato un minuto circa dall'inizio delle velleità. Conduce per 1-0 la cantina Denitis. Si è ripreso a giocare in questo momento con Cicerelli che gira il pallone nella parte centrale del campo, ancora sulla sinistra per il numero 14 Romito. Ancora Cicerelli pressato dal numero 2 Guerra, rincorso Cicerelli in possesso del pallone al centro per Romito, figlio di Ivan. Quindi un figlio d'arte, è il caso di sottolinearlo. Ancora recupera il pallone il numero 4 Prota, il pallone termina oltre la linea laterale, è concesso la rimessa laterale battuta in questo momento da Manzella Giovanni, team manager del Manfredonia Calcio 1932, battuta lunga al centro dell'area, stop di petto del numero 13 Lupoli, lascia proseguire il gioco il direttore di gara, chiedeva la segnazione di un fallo, ancora il numero 6 con un cross al centro, respinta di testa, il pallone termina in rimessa laterale, la ripresa di gioco da parte di Cicerelli in questo momento, battuta la rimessa laterale al centro, ancora un passaggio filtrante al centro dell'area di rigore, ma esce Tucci in presa rapida, recupera il pallone. Thank you.
E ancora Pasquale Trotta sul lato destro del terreno di gioco, ha cercato l'incursione, è stato bloccato. Adesso è Ciccerelli che cambia gioco dall'altra parte del terreno di gioco. Di prima in area ha cercato la conclusione il numero 6 Castigliego, ma non è riuscito ad arpionare il pallone. Bella azione di prima, sarebbe stato un bel gol ove mai fosse riuscito ad arpionare il pallone. Adesso vi è battuta la rimessa laterale, resta in campo il pallone. Vi è Sementino che recupera il pallone, lo passa indietro al suo portiere. Ancora un pallone al centro, ma finisce tra le mani del portiere del Minami. Ancora Pasquale Trotta a pressare, lascia giocare il direttore di gara, non vi è fallo. Ancora cambio di gioco da questa parte su Ciccerelli. Ciccerelli punta l'uomo, avanza Ciccerelli, un passaggio all'interno dell'area di rigore, vi è Romito sul pallone. Ancora Ciccerelli si gira su se stesso, ora cerca spazio Ciccerelli, ancora scambio tra i due, Ciccerelli, tiro in porta da parte del numero 14 Romito, il pallone termina al lato del portiere Tucci. Subisce fallo in questo momento Matteo Stoppiello, che poi rappresenta chiaramente il proprietario del Minami, main sponsor della propria squadra. Calcio di punizione assegnato alla squadra del Minami. Vedremo se verrà tirato direttamente in porta, calciò direttamente in porta questo calcio di punizione. E così in effetti è stato, un fendente che comunque finisce alto sulla traversa. Se Tucci stesso, il portiere della cantina De Nitis, che recupera il pallone, lo colloca all'interno dell'area di porta. Indietro pressing, ma subisce fallo De Nittis, schierato con la maglia numero 10, presidente del Manfredonia Calcio 1932, preoccupato per le sorti del Manfredonia Calcio, aveva addirittura paventato la possibilità di consegnare il titolo al commissario prefettizio se entro il 15 di questo mese non vi fossero state delle rassicurazioni sulla possibilità di utilizzare il terreno di gioco almeno per gli allenamenti, in attesa poi del rifacimento del manto erboso. Speriamo che ci siano buone nuove. Adesso è Matteo Stoppiello che colpisce malamente il pallone e termina tra le braccia di Tucci. Rilancio lungo del portiere in avanti, ma vi è Sementino che fa buona guardia indietro, anche Pierluigi Sementino è stato un difensore centrale del Manfredonia Calcio 1932 nella passata stagione, campionato regionale di prima categoria, punto fermo della difesa del Manfredonia Calcio. E adesso è il direttore di gara che interviene per decretare un calcio di punizione in favore del numero 7 Pasquale Trotta, che è stato atterrato in area. Adesso un lancio lungo del portiere in avanti, dicevo Sementino, punto fermo della difesa accanto a Ola, che probabilmente non si è guadagnato la riconferma quest'anno, o meglio la società probabilmente ha deciso di affidare quel ruolo ad un giocatore più esperto, più giovane, più che esperto, perché Ola certamente ha disputato un ottimo campionato, ma in prospettiva futura probabilmente il Manfredonia Calcio ha deciso di affidare le prestazioni sportive di quel ruolo centrale difensivo ad un giocatore più giovane. Adesso è Pasquale Trotta che sta battendo la rimessa laterale lunghissima in avanti, ma è Sementino di petto che rilancia il pallone, possesso palla del Minami. Ciccerelli, grande la stagione di Ciccerelli l'anno scorso nel Manfredonia Calcio 1932, calciatore che ovviamente nella passata stagione, unitamente a Pasquale Trotta e Stoppiello, hanno deciso di aderire
al progetto del presidente De Nittis, quindi rappresentano la manfredonianità. Avrebbero avuto la possibilità di legarsi anche ad altre squadre, ma hanno deciso di restare qui a Manfredonia, sposando il progetto della neocostituita società nella stagione ormai passata. Quest'anno il Manfredonia Calcio affronterà il campionato di promozione, sperando che le beghe dell'utilizzazione del campo sportivo possano quanto prima essere risolte. Quindi sarebbe veramente un grosso controsenso che a Manfredonia cessi il calcio, che è uno degli sport più seguiti. Felice la stagione dell'anno scorso con la promozione non soltanto del Manfredonia Calcio in promozione, o meglio si è guadagnato con la vittoria nella finale playoff la possibilità di essere ripescato nel campionato di promozione, una possibilità chiaramente molto certa a questo punto. E poi la brillante vittoria della Giuseppe Angel Basket nella serie C Gold e dell'SD Manfredonia Calcio a 5 in serie A2, promozione storica. Un pallone che attraversa tutto il campo, ritorna in possesso del pallone il Minami, ancora indietro, avanza palla al piede il centrale difensivo del Minami, Matteo Stoppiello, passaggio filtrante ma è stato intercettato da De Nittis, lo ha respinto in rimessa laterale. Ancora il Minami in possesso del pallone, il risultato è ancora fermo sull'1-0 per la cantina De Nittis. Di testa spedisce il pallone fuori il Pepe, battuta la rimessa laterale indietro per Sementino con la maglia numero 5. Cambia gioco dall'altra parte del terreno di gioco, avanza, un passaggio in area ma è respinto, ancora Ciccerelli lascia scorrere il pallone in rimessa laterale, già battuta la rimessa laterale indietro per Sementino, appoggia al centro, avanza Romito, ancora Sementino, cerca il pallone Ciccerelli ma è di diverso avviso Sementino che imposta dall'altra parte del terreno di gioco, ancora il numero 14 con la punta del piede. Interviene Pasquale Trotta, guadagna un calcio d'angolo il Minami, battuto indietro, tiro diretto in porta da parte del numero 22 Gallullo e il pallone terminato al lato del portiere Tucci. Qualche polemica da parte dei calciatori sulla perdita di tempo da parte del portiere e del difensore delle cantine De Nittis, intervenuto il direttore di gara chiaramente a gettare acqua sul fuoco, già battuta il calcio di rinvio da parte del portiere, pallone recuperato dal, ancora lascia giocare il direttore di gara, si avventa sul pallone De Nittis, subisce fallo da parte di Matteo Stoppiello, già battuto il calcio di punizione in favore del numero 4 Prota, ancora De Nittis possesso del pallone, si accentra De Nittis, ancora tenta la conclusione a rete, con una mano smanaccia il portiere, calcio d'angolo per la cantina De Nittis sulla conclusione dalla distanza da parte di Raffaele De Nittis. Battuto il calcio di testa, ancora il portiere, resta in campo il pallone, lascia proseguire il gioco il direttore di gara, Vietucci in possesso del pallone, lancio lungo in avanti a cercare il numero 4 Prota che si era inserito tra le linee difensive.
Pepe ha battuto la rimessa laterale verso Prota, cambio di gioco dall'altra parte del terreno di gioco, Pasquale Trotta, un fendente, ancora il portiere ha evitato il gol, il portiere, un'uscita un pochettino avventata da parte del portiere, una parata in due tempi e poi ha respinto il pallone oltre la traversa, ci prova sempre Pasquale Trotta, è dotato chiaramente di un gran fendente, ancora Pasquale Trotta, tiro diretto a rete ma è respinto dal difensore centrale Gallullo, ancora il portiere Tucci, tira direttamente in porta di testa, ha cercato la spizzata, Prota ha colpito il palo, ancora il pallone sui piedi, difende il pallone il numero 5 Pepe, lascia proseguire il gioco, il direttore di gara chiedevano l'assegnazione della rimessa laterale quelli del Minami, ancora Matteo Stoppiello, assist al centro dell'area ma che non è raccolto dal numero 22 Gallullo che dalle retrovie si era spinto sino all'interno dell'area di rigore avversaria. Ancora Pepe per Denitis al centro della difesa della propria squadra. Un passaggio errato, il pallone termina in rimessa laterale, già battuta la rimessa, è sempre Cicerelli al centro del terreno di gioco, indietro, cambia gioco su Sementino, avanza Sementino, chiede il ritorno il numero 14 Romito, ma non è accontentato, ancora giro palla per il numero 6, ancora Romito riceve palla al centro, e vi è la conclusione a rete da parte di Salvemini, respinta dal portiere, ancora Cicerelli, possesso di palla indietro per Sementino, vi è Guerra, Pepe, ancora Pepe per Lupoli, centrocampista anche Lupoli, ha fatto parte dell'organico del Manfredonia Calcio 1932, giocatore di calcio a 5 prestato al calcio a 11, vedremo se quest'anno continuerà a vestire la casacca del Manfredonia Calcio o tornerà a giocare a calcio a 5. Ancora Lupoli in possesso del pallone, tenta la conclusione a rete, respinge il numero 6 Castigliego. Adesso ha subito fallo. Il numero 11 Salvemini. Battuto il calcio di punizione, il pallone sui piedi di Cicerelli. Dall'altra parte del terreno di gioco, un tiro al centro dell'area di rigore. Ancora Cicerelli di piatto al centro. Ha subito fallo. Denitis continua. Fa continuare il gioco il direttore di gara, avanza Denitis, ancora palla al piede, pressato dal numero 14, ancora indietro per il numero 2 Guerra, avanti per il numero 4 Prota, Lupoli viene spinto da Cicerelli, Cicerelli avanza verso la porta, punta la porta, ancora tiro e rete del numero 11. Del numero 11 Salvemini, ma c'è qualcosa, c'è qualche protesta da parte dei calciatori del cantine Denitis su un fallo che avrebbe commesso Cicerelli ai danni di Lupri, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco. Il risultato è di 1-1 tra il Minami e le cantine Denitis, quando sono trascorsi 25 minuti circa dall'inizio del gioco, di questa prima frazione di gioco. Ancora Tucci in possesso del pallone, prende tempo, attende il collocamento dei suoi compagni, un lancio lungo all'interno dell'area di rigore, finisce tra le braccia del portiere, si riprende a giocare, è sempre Gallullo dall'altra parte con la maglia numero 22,
Mister Pallone su Sementino per il numero 14 Romito, ancora Sementino, Gallullo, tiro di Gallullo impreciso al lato del portiere Tucci. È un campo di gioco dalle dimensioni ridotte, chiaramente è un campo che si confà alla disputa di partite di calcio ad 8 e quindi avendo delle dimensioni ridotte si assiste molto spesso a dei lanci lunghi da parte delle retrovie all'interno dell'area di rigore, dove chiaramente vi sono gli attaccanti pronti a tirare direttamente in porta. Le manovre di gioco non sono ovviamente molto articolate. In questo momento è Sementino che ha tirato in porta, è stata la ribattuta del numero 4 Prota, ancora un pallone sui piedi di Lupoli a cercare Pasquale Trotta, conclusione a rete di Pasquale Trotta respinta dal portiere. Adesso è ancora Sementino, lancio lungo in avanti, ovviamente non esiste il fuorigioco. Ancora un fallo del numero 11 Salvemini sul Raffaele Denitis, prontamente rilevato dal direttore di gara, si è già ripreso il gioco. Pepe indietro per Tucci, ancora Pepe in mezzo per Lupoli che poi vi è Guerra, ancora Pepe, Denitis, passaggio filtrante al centro per il numero 4 Pepe che si è introdotto, ancora adesso è Romito che avanza palla al piede, stessa postura del papà. Cicerelli subisce il pressing del numero 11 Manzella, ancora un passaggio filtrante al centro ma di in scivolata Denitis spedisce il pallone in rimessa laterale. Ancora un calcio d'angolo per il Minami, battuto il calcio d'angolo al centro, svetta Denitis di testa, respinge il pallone fuori dall'area, ancora Denitis che subisce fallo, una trattenuta da parte del numero 5 Sementino, si lamenta Denitis, vorrebbe il provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara che ha lasciato proseguire soltanto un richiamo per Sementino. Battuto il calcio di punizione lungo in avanti, e Pasquale Trotta che recupera il pallone, entra all'interno dell'area di rigore al centro per il numero 4 Pepe Prota. Cambio di gioco di testa. Romito, ma recupera il pallone Cantine Denitis con Lupoli, una rimessa laterale per le Cantine Denitis, Manzella sul pallone, rimessa lunga di Manzella all'interno dell'area di rigore di testa Sementino. Tucci a cercare Pepe, rimessa laterale per il Minami, non si sono intesi Guerra e Pepe, il pallone è terminato in rimessa laterale, già battuta la rimessa laterale, e Sementino che avanza. Cambio di gioco dall'altra parte, ancora Sementino a cercare il numero 14 Romito. Adesso è Lupoli in possesso del pallone, lo scambia con Pasquale Trotta, gioco di gambe di Pasquale Trotta, subisce un fallo da tergo da parte di Cicerelli. Interviene il direttore di gara Gianni Petronio ad assegnare un calcio di punizione in favore della squadra Cantine Denitis. Adesso interviene il direttore di gara
a posizionare la barriera. Certamente il bomber Pasquale Trotta, che ha segnato più reti nel campionato regionale di prima categoria l'anno scorso, deciderà per la conclusione diretta a rete. Così infatti è stato un gran fendente ribattuto sui piedi di Sementino, respinta, il pallone è terminato in rimessa laterale. Ancora Pasquale Trotta, subisce il ritorno del numero 11 Salvemini. E poi come tefalo ha battuto il calcio di punizione, il pallone in possesso del Minami. Cambio di gioco sui piedi di Castigliego, il altro centrale difensivo del Minami. Ancora di testa Pepe, Sementino, controlla il pallone, lo scambia con Cicerelli. Passaggio filtrante a cercare Matteo Stoppiello che si era spostato sul lato destro del terreno di gioco. Battuta la rimessa laterale da parte di Romito. Castigliego, Cicerelli, Stoppiello. Ancora Gallullo, tiro di Gallullo e rete per il 2-1 del Minami sulle cantine Denitis. Ha tirato direttamente in porta dal centro del terreno di gioco sulla battuta del calcio della ripresa di gioco. Pasquale Trotta, ma il pallone è terminato sulla linea, oltre la linea di fondo. Calcio di rinvio per il Minami. Battuta il calcio di rinvio. Gallullo, difesa 3, quella del Minami con Gallullo, Castigliego e Sementino. Un tiro in mezza rovesciata da parte di Stoppiello, terminato alto, ha ripreso a giocare il Cantine Denitis con Raffaele Denitis nel ruolo di regista difensivo. Pepe a cercare Lupoli che ha subito fallo ma ha lasciato proseguire il gioco il direttore di gara. Matteo Stoppiello ancora subisce la spinta di Pasquale Trotta, ma il direttore di gara non interviene. C'è protesta da parte di Stoppiello. Fa proseguire il gioco Gianni Petronio, il direttore di gara. Denitis stop di petto, si accentra Denitis. Pallone sui piedi di Lupoli, ma interviene Cicerelli. Lancio lungo in avanti, esce di piedi Tucci. Pressato Tucci, ancora Stoppiello, conclusione a rete di Stoppiello, il pallone è deviato da Pasquale Trotta in angolo. Battuto il calcio d'angolo, stop di petto di Sementino, ancora pallone al centro con la punta del piede. Tiro di Gallullo, ma è Lupoli che recupera il pallone. Pressato, cambia gioco in avanti, ma interviene Sementino a recuperare il pallone. Molta veemenza agonistica da parte del Minami che conduce per 2 reti ad 1. Cambio di gioco dall'altra parte del terreno di gioco a cercare Matteo Stoppiello. Ancora Matteo Stoppiello al centro, recupera il pallone Lupoli. Adesso avanza Denitis, palla al piede. Intervento pulito del numero 6 Castigliego, Cicerelli, ancora Cicerelli, Romito, assist al centro ma è intervenuto il numero 7 Pasquale Trotta, velocissimo, palla al piede, pressato da due giocatori, si gira su se stesso, decide di cambiare gioco indietro. Ancora Cicerelli a centrocampo, ha recuperato il pallone, avanza Cicerelli, si gira su se stesso,
ricorso da Lupoli, poi ha cercato l'assist per l'inserimento di Stoppiello, che non ha percepito il passaggio di Cicerelli, e il pallone è terminato in rimessa laterale, già battuta la rimessa laterale, direttamente al portiere Tucci. Lupoli. Chiede il pallone indietro Lupoli, ma finisce sui piedi di De Nittis. Aspetta De Nittis, pressato, pallone indietro per Pepe, per il numero 9 Principe, ancora Pepe, ha subito fallo il numero 2 Guerra da parte di Castigliego, in questo caso il direttore di gara è intervenuto. Ha segnato il calcio di punizione, se ne è Pasquale Trotta a collocare il pallone, chiede a Gallullo di portarsi a distanza regolamentare. Anzi no, è il numero 11 Salvemini, si è posizionata la barriera a 2, Salvemini ed il numero 14 Romito, tirerà direttamente in porta, sì. Così è avvenuto, in effetti Pasquale Trotta ha cercato la conclusione diretta a rete, cercando di dare l'effetto al pallone, in parte vi è riuscito, ma il pallone è terminato alto sulla traversa. Si riprende a giocare con Pierluigi Sementino, che dall'altra parte scambia con Gallullo. Salvemini, anzi adesso è Romito in possesso del pallone. Salvemini, Romito, Sementino subisce una spinta, lascia giocare il direttore di gara, ancora De Nittis al centro, svetta di testa Stoppiello ma commette fallo all'interno dell'area di rigore, lascia continuare il gioco il direttore di gara. Adesso il gioco è ripreso, alcune proteste da parte di Sementino. In questo momento il direttore di gara ha decretato il minuto di recupero, un solo un minuto. Nel corso di questo primo tempo il Minami sta conducendo per 2-1, una partita equilibrata, qualcosa in più da parte del Minami. È sempre il Minami in possesso del pallone con Gallullo, Stoppiello, ancora Stoppiello, si porta dietro due avversari, cambia gioco da questa parte su Castigliego, poi è De Nittis con una spallata, commette fallo. Proteste da parte di De Nittis all'indirizzo del direttore di gara, ma l'arbitro mi pare irremovibile ovviamente nella sua decisione. C'è stato un contatto tra De Nittis e il numero 6 Castigliego, calcio di punizione, vedremo se verrà battuto direttamente in porta, così in effetti è stato, viene respinto da Lupoli, ma in questo momento il direttore di gara, il signor Gianni Petronio, decreta la fine del primo tempo con il risultato fermo su 2-1 per il Minami sulle cantine De Nittis. A questo punto non mi resta che salutarvi per questo primo tempo, ovviamente aspetteremo l'intervallo, rimanete sintonizzati su Manfredonia TV per assistere al secondo tempo e poi ci sarà ovviamente la premiazione con le interviste al presidente Michele Iacoviello.
Andiamo. Sì. Ecco, siamo qui per questo secondo tempo del finale del calcio 8 e torneo SD Lala. Sta per dare inizio alla, in questo momento ha decretato il calcio d'inizio il direttore di gara, il signor Gianni Petronio. Adesso è Matteo Stoppiello che è in possesso del pallone sul lato sinistro del terreno di gioco, aspetta, è Gallullo che gli chiede il pallone, ma il gioco è su Salvemini, ancora ha respinto il pallone da parte di Denitis. Pierluigi Sementino di testa si porta avanti il pallone, si inserisce, ancora Sementino indietro. Salvemini, Sementino, Cicerelli, Quitadamo, ancora il pallone sui piedi di Cicerelli, è stato ovviamente passato da Quitadamo, un passaggio al centro a cercare Stoppiello. Gallullo. Stoppiello, ribattuto il pallone sui piedi di Lupoli, adesso vi è il numero 4 Prota per Pasquale Trotta, ancora Pasquale Trotta, Denitis avanza, Denitis, gioco di gambe di Denitis, ha subito fallo da parte di Cicerelli, è intervenuto il direttore di gara a decretare questo calcio di punizione in favore del Cantine Denitis, Pasquale Trotta che chiede al direttore di gara di posizionare la barriera a distanza. Salvemini si era collocato sul pallone, adesso vi è la distanza regolamentare, adesso sicuramente Pasquale Trotta calcerà direttamente a rete, si deve recuperare il gol di svantaggio, il Minami sta conducendo per 2-1, vedremo se riuscirà ad accorciare le distanze. Tiro diretto in porta di Pasquale Trotta, pallone alto sulla traversa. Gallullo, avanza Gallullo. All'altra parte per Quitadamo, rimessa laterale per il Minami, ancora Salvemini, ma interviene Denitis, pallone per possesso del pallone per la Cantina Denitis, battuta la rimessa laterale a cercare Pasquale Trotta, adesso vi è il numero 4 Prota, passaggio fissante al centro, Lupoli, tiro diretto a rete, aveva chiesto il pallone il numero 9 Principe Andrea, ma ha preferito la conclusione diretta a rete Lupoli. Ancora Pasquale ancora Matteo Stoppiello ha tentato di concludere a rete, c'è stata la ribattuta del portiere, ma il pallone si riprende a giocare, Tucci che rimette in gioco il pallone, Pasquale Trotta subisce fallo da parte di Matteo Stoppiello, è intervenuto il direttore di gara, già battuto il calcio di punizione per Denitis, avanza Denitis. Pasquale Trotta sul lato destro del terreno di gioco, ancora conclusione a rete di Pasquale Trotta, ma vi è stata una deviazione da parte del numero 3 Quitadamo, rilevata dal direttore di gara, calcio d'angolo per la squadra Cantine Denitis. Ancora di testa Quitadamo, il pallone, il numero 3 spedito in rimessa laterale. Raffaele Denitis restituisce il pallone al numero 4 Prota.
Riprende il possesso del pallone il Minami, guadagnando una rimessa laterale. Di testa Matteo Stoppiello, Lupoli. Ma ha rilevato una condotta irregolare per un fallo commesso sul numero 3 del Minami, Quitadamo Luigi. Un tiro diretto a rete da parte di Ciccerelli. De Nittis a cercare il numero 4 Prota, guadagna la rimessa, guadagna il calcio d'angolo Prota. Di testa, pallone termina, svetta di testa il centrale difensivo del Minami. Adesso è De Nittis, pressato da due avversari, in possesso del pallone, indietro per Trotta, ancora Trotta, si inserisce tra due avversari, poi vi è Quitadamo, ancora Quitadamo commette fallo. Commette fallo Quitadamo Luigi su Pepe, che si lamenta nei confronti dell'avversario. Tiro a rete di Trotta, ancora Quitadamo respinge il pallone resta in campo, guadagna una rimessa laterale, Prota già battuta la rimessa laterale in favore di De Nittis, che si è portato sulla tre quarti, indietro per Pepe, Trotta nel ruolo di centrale difensivo. Qui in effetti non esistono ruoli, è un gioco totale, i difensori diventano attaccanti e gli attaccanti diventano difensori, viste le dimensioni ridotte del terreno di gioco. È un po' come un calcio a 5, però su un campo più ampio, quindi 8 contro 8. Ancora Pasquale Trotta al centro della difesa della cantina De Nittis, adesso è Pepe che continua, ha tentato la conclusione a rete, ribattuta sui piedi di Sementino, e il numero 9 Cognetti, Stoppiello, e poi subisce la spinta di De Nittis all'esterno dell'area di rigore. Lateralmente è intervenuto il direttore di gara Gianni Petronio a sanzionare la condotta fallosa da parte di Raffaele De Nittis. Amici di squadra Raffaele De Nittis e Matteo Stoppiello, uno calciatore a tempo pieno e invece De Nittis presidente, ma allo stesso tempo ci sono state anche alcune sue apparizioni nel passato torneo di prima categoria regionale. Il portiere sta posizionando la barriera, tiro diretto a rete, respinta della barriera, cantine De Nittis, pallone in calcio d'angolo, battuto il calcio d'angolo, svetta di testa Pasquale Trotta, ma il pallone sui piedi del numero 9, Principe. Ancora indietro Sementino per il suo portiere, si recupera il pallone il Minami all'altra parte del terreno di gioco.
Cicerelli. Sorbemini, Sementino, ancora Salvemini, inserimento in area di Salvemini, indietro del pallone, non si sono capiti con Sementino che per la... adesso è Lupoli in possesso del pallone, due sono gli avversari, interviene addirittura Sementino, il pallone è terminato in rimessa laterale, assegnata alla Minami, già battuta la rimessa laterale. Via Cicerelli sul pallone, Gallullo di tacco, ancora Cicerelli che ha subito fallo da parte del numero 5 Pepe, pallone in questo momento è posizionato sul terreno di gioco, lo schiva il direttore di gara, Quitadamo avanza, conclusione a rete di Quitadamo al centro, respinta dalla difesa della cantina di Nizzi, Pasquale Trotta, centrale difensivo, ha subito il pressing di un avversario, Quitadamo. Adesso è Tucci che lancia lungo in avanti a cercare Principe, il portiere lascia sfilare il pallone ed è calcio di rinvio in favore del Minami. Abbiamo già superato il decimo minuto del secondo tempo, 2-1 per il Minami sul cantine di Nittis. Gallullo indietro per Sementino, pressing di Pepe, rincorso tra due avversari, rimessa laterale, chiesto un minuto di time out. Ecco, questa è una delle regole del calcio a 8, vi è la possibilità di usufruire del minuto di time out. Fa molto caldo, la temperatura è elevata, vi è un tasso di umidità importante, pari al 90% con 33-34 gradi. Immaginerete quanto sia difficile giocare a calcio con queste condizioni climatiche, però... Siamo a Siponto, la fortuna è che a quest'ora la temperatura si abbassa e quindi si sta meglio rispetto al centro della città di Manfredonia. Però a quanto pare nei prossimi giorni vi sarà un calo vertiginoso delle temperature, potremmo godere di refrigerio e di un clima chiaramente più fresco rispetto a quello che abbiamo avuto nell'ultimo mese. Rimessa laterale in favore del cantine De Nittis, vi è il numero 4 a battere Prota, già battuta la rimessa laterale, indietro il pallone, Tucci. Lancio lungo di Tucci in avanti, ma svetta di testa Sementino, autentico leader della difesa, della retroguardia del Minami. Tucci per Trotta. Trotta, lancio lungo in avanti a cercare l'inserimento di De Nittis, che si è spostato adesso sul fronte offensivo della propria squadra. Di testa Cognetti, battuta la rimessa laterale dal cantine De Nittis, Trotta a cercare Pepe, ancora Pepe per Trotta, Tucci, De Nittis. Cambio di gioco dall'altra parte del terreno di gioco, respinta sulla retroguardia del Minami, ancora Pepe, lascia giocare il direttore di gara, Manzella svirgola il pallone che termina tra le braccia del portiere Quitadamo. Thank you.
Se tu ci invita i compagni ad allungarsi, a mettersi oltre il difensore, perché giustamente segnalava che nel calcio ad 8 non esiste il fuorigioco. Beh, è evidente. Sementino, Cognetti, Cicerelli, si libera dell'avversario, adesso interviene Manzella, non riesce purtroppo a controllare il pallone che termina in rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, fallo di mano del numero 14, Romito. Tiro a rete di Pasquale Trotta e traversa sulla respinta sulla smanacciata del portiere. Adesso è intervenuto il direttore di gara a fermare il gioco, avendo assegnato un calcio di punizione per fallo commesso sul portiere Armillotto. Battuto il calcio di punizione in avanti, si è inserito Salvemini tra le linee difensive della cantina De Nittis, vi è Tucci che invita ancora una volta i compagni di squadra ad allungarsi, adesso è Pasquale Trotta, pallone al centro, respinto da Sementino, si avventa sul pallone Lupoli, rincorso e pressato da Salvemini che poi commette fallo. Tucci. Ancora Pasquale Trotta a controllare il pallone, batte la rimessa laterale, Pasquale Trotta sta per batterla in questo momento, già battuta a cercare Raffaele De Nittis, ma è Sementino, autentico leader dalla retroguardia del Minami, non lascia passare nessuno, giocatore virulento, corposo. Ancora Pasquale Trotta ha battuto la rimessa al laterale. Cicerelli in avanti per Salvemini. Prota, De Nittis. Attendendo la conclusione a rete De Nittis, ma ribattuto sempre sul solito Sementino. Trotta, battuta la rimessa laterale dall'altra parte per Pepe, ancora Pepe a cercare Tucci, lancio lungo di Tucci a cercare Prota ma non riesce ad agganciare il pallone che termina fuori. Rimessa laterale in favore del Minami. Cambio fallo, rimessa assegnata al cantine De Nittis, pallone al centro dell'area, svetta di testa Sementino, ancora Pasquale Trotta ha tentato la conclusione a rete, ma è terminata alta sulla traversa. Cognetti.
Gallullo. Di testa Pepe, ma ha subito fallo dal numero 11 Salvemini. Tucci sul pallone a battere un calcio di punizione lungo, a cercare i compagni che si sono già posizionati all'interno dell'area di rigore. Deve trovare almeno il gol del pareggio Cantina Deniti. Adesso una uscita infelice del portiere ed il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per le Cantine Denitis, lamentele da parte del Minami, pallone indietro per Lupoli, tenta la conclusione alla rete Lupoli, ribattuta sul numero 6 Castigliego. Ancora si parlotta, ma il gioco è ripreso. Denitis non riesce a controllare il pallone che termina in rimessa laterale. Sono trascorsi ormai più di 20 minuti dall'inizio del secondo tempo, mancano 10 minuti al termine della gara. Ancora Castigliego ha cercato dall'altra parte Salvemini, ma il lancio è stato lungo e il pallone non è stato recuperato ed è terminato fuori. Tucci batte in questo momento il calcio di rinvio lungo in avanti, di testa Pasquale Trotta, un assist al centro dell'area di rigore, ma non è stato raccolto l'assist da nessuno. Ancora un pallone al centro dell'area di rigore, respinto dal numero 7 del Minami. Apicella, pallone sui piedi di Tucci, lancio lungo in avanti a cercare Manzella, pallone che ha superato la linea laterale. Vi è Gallullo in possesso del pallone a battere questa rimessa laterale in favore del Minami. Ancora Pepe pressato dal numero 11 Salvemini. Lupoli, Pepe, Trotta, avanza Trotta, sbagliato il controllo, imperfetto il controllo da parte di Pasquale Trotta, rimessa laterale per il Minami. Ancora Pasquale Trotta di testa, spedisce il pallone in rimessa laterale. Commette fallo Pepe sul numero 6 Castigliego, è intervenuto il direttore di gara, adesso è Gallullo che recupera il pallone, lo posiziona a terra, attende il posizionamento dei compagni, lancio lungo in avanti dall'altra parte a cercare il numero 9 Cognetti. Il pallone è sfilato oltre la linea di fondo, calcio di rinvio da parte di Tucci, lancio lungo in avanti. Vuole trovare il gol del pareggio la squadra Cantine Denitis. Adesso è il direttore di gara che ammonisce il portiere del Minami, Armillotta, per perdite di tempo. Battuta pallone recuperato da Tucci, ancora qualche polemica tra Tucci e il numero 11 Salvemini. Ciao!
un po' di nervosismo in campo in questa parte finale della partita. Rimessa laterale battuta da parte del Minami, Ciccerelli, pressato da Lupoli e da Denitis, lascia proseguire il gioco, recupera il pallone Denitis, serie di finte di Denitis. È ancora il numero 3 che tenta la conclusione a rete, il numero 3 Guerra, ma ha subito fallo e il direttore di gara ha segnato un calcio di punizione in favore delle cantine Denitis. Posizionato il pallone a terra e Pasquale Trotta che andrà ad eseguire questo calcio di punizione. Adesso invita il direttore di gara a posizionare la barriera alla distanza regolamentare e vedremo se riuscirà a pareggiare i conti Pasquale Trotta. Certamente tirerà un bolide, battuto il calcio di punizione piatto raso terra da parte di Pasquale Trotta. Pallone terminato fuori, interviene Pepe dalla retrovia a consegnare il pallone alla retroguardia del Minami. Battuto già il calcio di rinvio da parte del portiere Gallullo, pressato da Denitis, poi il pallone carambola sui piedi di Gallullo, rimessa laterale per la cantina Denitis, di testa Lupoli, pressato da Cognetti. Pepe, Cognetti, Trotta, pallone sempre al centro, respinto di testa da Sementino, tra i migliori della propria squadra, ha fatto buona guardia in difesa, adesso ha cercato la conclusione il numero 11 Salvemini, pallone terminato fuori. Tucci ha collocato il pallone nell'area di porta, battuto il calcio di rinvio lungo in avanti a cercare chiaramente la testa degli attaccanti del cantine Denitis. Ancora Cognetti, Ciccerelli per Cognetti, sono in due a pressare Cognetti, cerca di inserirsi ma recupera il pallone Denitis, lo scambia con Manzella, rincorso da Salvemi, ancora Denitis. Dall'altra parte vi è commesso da Cognetti su Pasquale Trotta, è intervenuto il direttore di gara, calcio di punizione per cantine Denitis. Vedremo se Pasquale Trotta quasi certamente deciderà per la conclusione diretta a rete, anzi no, battuto indietro il pallone, Tucci tira direttamente in porta, Tucci. Adesso è intervenuto il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione. Anzi no, ha cambiato decisione il direttore di gara, sembrava che volesse assegnare un calcio di punizione alle cantine Denitis, ma Tucci aveva in effetti avuto il vantaggio, seppur avesse subito il fallo, aveva tirato in porta. Adesso è Tucci in possesso del pallone, manca davvero poco al termine di questa gara, 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Ancora 3 minuti da giocare, poi vedremo chi vincerà questa partita e si lavorerà campione di questa prima edizione del torneo ASD Lala di calcio 8. Ancora Denitis, ha tentato la conclusione a rete Denitis, facile presa per il portiere Armillotta.
Lancio lungo in avanti a cercare il numero 11, Salvemini. Pallone a cercare Pasquale Trotta, ancora Pasquale Trotta rincorre il pallone. Calcio d'angolo per le cantine De Nittis, via Pasquale Trotta a battere questo calcio d'angolo, vedremo se batterà direttamente a rete, lo stesso Tucci dalle retrovie si porta all'interno dell'area di rigore, vedremo se riuscirà a battere di testa, respinta di testa dalla retroguardia del Minami, tiro a rete del numero 11, e il pallone è terminato oltre la linea di fondo, adesso sarà Tucci a riprendere il gioco con una proprio rimessa dal fondo. Infatti rimessa lunga da parte di Tucci e il portiere in facile presa recupera il pallone viaggia da una porta all'altra, ancora Castigliego, stop di petto di Castigliego, ancora Cicerelli non è riuscito a controllare il pallone, adesso è Tucci all'altra parte a cercare Manzella, passaggio di Manzella verso Trotta, vedremo se tirerà direttamente in porta Trotta, ancora un tiro per Pepe, ha preso la mira ma il pallone è terminato alto sulla traversa, mancherebbe in effetti un minuto al termine di questa partita. Adesso è Cicerelli che consegna il pallone a Salvemini, pressato Salvemini, lascia giocare il direttore di gara, aveva subito fallo Salvemini, Pepe sbaglia il passaggio, Cicerelli al centro del terreno di gioco, possesso palla da parte di Cicerelli, Gallulo di tacco ancora a cercare Salvemini ed in questo momento il direttore di gara Gianni Petronio emette il triplice fischio finale a decretare la fine delle velleità tra le due squadre e quindi il Minami batte per 2-1 la cantina De Nittis e sì, vincendo questa prima edizione del torneo ASD Lala di provinciale, primo trofeo provinciale ASD Lala di calcio ad 8. Adesso i calciatori ovviamente si stanno salutando dopo il momento di agonismo, come è normale che accada nella partita, ci sono le strette di mano tra i calciatori di entrambe le squadre a decretare la fine di queste velleità e per il noi abbiamo concluso la nostra telecronaca, non mi resta che salutare tutti coloro che sono stati chiaramente collegati in questa diretta Facebook di Manfredonia TV, ringraziamento ad Andrea Colaiani, regista, che ci ha fornito le immagini di questa partita e un saluto da me, telecronista Antonio Castriotta, e che dire, ci vediamo alla prossima telecronaca.